appuntamento internazionale per trovare una o più cure efficaci contro il virus della Covid-19, l'OMS lancia Solidarity, medici e ricercatori di 74 paesi, centinaia di pazienti arruolati. Buongiorno dal telegiornale scientifico Solidarity, la parola dice già molto, avete sentito nel titolo, il programma è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tante speranze per cure sempre più urgenti. Elena Cestino. I punti di partenza sembrano essere gli stessi per tutti: l'antimalarica clorochina, l'idrossiclorochina impiegata contro l'artrite reumatoide, il combinato anti-HIV, lopinavir, ritonavir, con o senza aggiunta di interferone beta che stimola la risposta immunitaria, il remdesivir nato per l'ebola. Nessuno sa ancora oggi quale sia la strada migliore ed è proprio per arrivare a risposte più precise che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 20 marzo ha lanciato Solidarity, una sperimentazione su scala globale per capire se i farmaci che oggi sembrano più promettenti contro Covid-19 sono davvero utili. I primi risultati dovrebbero essere a disposizione già per metà maggio. Intanto si va per tentativi e, in assenza di certezze, un protocollo nazionale non c'è, né in Italia né nei vicini paesi europei. A Marsiglia hanno sperimentato idrossiclorochina in combinato con un antibiotico, l'azitromicina, e tre quarti dei pazienti così trattati sono guariti in 6 giorni, dice uno studio che ha sollevato non poche polemiche in Francia. Ma i pazienti erano solo 20, non gravi, dichiarati guariti dopo un solo tampone invece che dopo 2, come ormai è prassi. In Germania, dove gli ospedali universitari di Amburgo e Düsseldorf stanno scommettendo sul remdesivir, hanno riscoperto un vecchio farmaco, il talidomide, prescritto negli anni 50 e 60 come calmante e come antinausea in gravidanza. All'epoca fu responsabile di terribili malformazioni nei figli delle donne che lo avevano assunto durante la gestazione. Oggi sembra utile nella battaglia contro il coronavirus e SARS-CoV-2. Dal 16 marzo anche l'Agenzia Spagnola del Farmaco ha iniziato con una procedura straordinaria la distribuzione controllata di idrossiclorochina e clorochina fosfato negli ospedali per il trattamento dei pazienti Covid-19. Intanto, oltre Alpe, l'Istituto Nazionale per la Ricerca Medica Francese, INSERM, ha annunciato che coordinerà un'altra sperimentazione clinica simile a quella dell'OMS. L'obiettivo è coinvolgere fino a 3.200 pazienti, non solo in Francia, ma anche in Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. Battezzata Discovery, la sperimentazione appena partita negli ospedali parigini prevede 5 trattamenti: le sole cure standard, il remdesivir, il duolopinavir-ritonavir con o senza interferone beta e poi l'idrossiclorochina. L'assegnazione della terapia è casuale e la valutazione è fissata a 15 giorni dall'inizio del trattamento. Maurizio Menicucci ha chiesto al professor Lorenzo Dagna quale di questi farmaci sono in uso, ad esempio, in un grande ospedale come il San Raffaele di Milano. Noi al momento stiamo usando gli antivirali, quindi il remdesivir e la combinazione di ritonavir e lopinavir, e l'idrossiclorochina. Li usiamo chiaramente sui pazienti in cui la diagnosi è stata fatta, talvolta anche in combinazione con altre terapie di tipo immunosoppressivo. Con quali risultati? L'impressione è che siano estremamente utili in monoterapia, probabilmente nelle fasi iniziali, quando la malattia sembra dipendere principalmente dalla replicazione virale. Al contrario, sembra che in monoterapia questi farmaci funzionino molto meno bene nelle fasi più avanzate, quando il paziente ha la polmonite e ha dei problemi di tipo respiratorio. In queste fasi è assolutamente cruciale aggiungere probabilmente altro della famiglia dei farmaci che diminuiscono la potenza del sistema immunitario o comunque l'infiammazione. Quali di questi prodotti vi ha convinto di più?
Ma sono tutti molto interessanti. Diciamo che probabilmente le evidenze scientifiche in questo momento tra gli antivirali propri sembrano favorire il Remdesivir rispetto anche a Ritonavir e Lopinavir, che sono farmaci che peraltro recentemente uno studio ha giudicato poco efficaci nel ridurre la mortalità appunto nei pazienti impegnati. Idrossiclorochina pare anch'essa avere un ruolo sicuramente significativo nelle fasi iniziali, probabilmente anche nelle fasi successive. Se usata in combinazione. L'AIFA l'ha autorizzata però solo per la terapia e non per la profilassi, la prevenzione. È assolutamente corretto perché al momento non esistono degli studi che confermino l'indicazione in profilassi. È importante e stiamo considerando anche come ospedale di iniziare degli studi che possano dimostrare che anche nella profilassi questo farmaco serva. Al momento non ci sono dati, quindi la posizione deve essere cautelativa. Professore, farmaco in greco voleva dire non solo medicina, ma anche veleno. Assolutamente concordo, sono farmaci e come tutti i farmaci possono avere effetti benefici ma anche effetti collaterali. È necessaria la prescrizione e la valutazione di un medico in ogni singolo caso. E si chiama Anti-Covid Lab, l'Università di Cagliari e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare testano lì i tessuti delle mascherine protettive. Tante aziende si sono infatti riconvertite e le stanno producendo. Serve però valutare l'efficacia dei materiali. Dalla TGR Sicilia di Catania, Antonio Sciotto. Un laboratorio che testa i tessuti per realizzare le mascherine al servizio delle tante aziende che si stanno riconvertendo per produrre dispositivi di sicurezza. A Catania, l'università e l'INFN, l'Istituto di Fisica Nucleare, in pochi giorni hanno messo a punto un macchinario che simula la respirazione dell'uomo e mette alla prova la capacità delle mascherine di fermare batteri e virus come il Covid-19. L'Anti-Covid Lab si trova dentro questo complesso moderno, il BRIT, la Torre per la ricerca sulle bio e nanotecnologie, un gioiello dell'Ateneo siciliano. Grazie all'esperienza che è più che decennale che abbiamo maturato nel campo della fisica degli acceleratori, nel campo delle attività a grandi profondità sottomarine, quindi ad alte pressioni, potevamo imbarcarci nel realizzare questo oggetto che simula in qualche modo le condizioni estreme del respiro umano. Un aerosol con una composizione di batteri viene sparato per 3 minuti sul tessuto da analizzare. L'aerosol che contiene i batteri, che sono contenuti nell'ampolla, impatta sul filtro, sulla mascherina. Vede, questa è la mascherina che noi stiamo testando. Dopo 18 ore si osserva il vetrino che era stato posizionato sotto la mascherina. Se il filtraggio non è efficace, comparirà una densa coltura di batteri. Al contrario, se il vetrino è pressoché pulito, la barriera del tessuto funziona. Un tessuto per poter funzionare, una mascherina, i tessuti di cui è composta, deve bloccare il 95% dei batteri che ci sono nell'inoculo di partenza. Le aziende che stanno già inviando i propri tessuti sono le più svariate, principalmente del settore tessile, non solo dalla Sicilia. Producendo mascherine possono impiegare i propri operai attualmente in cassa integrazione e utilizzare la materia prima ferma nei magazzini. C'è una veleria, c'è un'azienda che produceva borse, c'è un'azienda che produceva pannolini, c'è un'azienda che produceva tessuti per abiti da lavoro, ci sono delle filiere un po' più strutturate che si stanno riorganizzando. Ci sono altri enti ospedalieri o IRCCS che richiedono le nostre competenze che metteremo a disposizione, quindi c'è questo grande momento di comunità. Il test è gratuito, l'impresa committente ricambia regalando una fornitura di mascherine che poi a sua volta l'università donerà ai cittadini. L'Anti-Covid Lab rilascia una relazione tecnica sul tessuto analizzato. La certificazione finale verrà emessa dall'Istituto Superiore di Sanità.
e l'università è quella di Catania, non di Cagliari, come per errore ho detto. Si sono fermate o si stanno fermando le grandi macchine da ricerca della fisica mondiale. È una conseguenza della pandemia, forse non è proprio la prima a cui pensiamo, ma anche bloccare ricerche fondamentali ha delle conseguenze. Laura De Donato. 1600 serbatoi di plastica, grandi come un'auto, sparsi su 3000 km quadrati di terra nelle Pampas argentine. È l'osservatorio Pierre Roger, il più grande del mondo per studiare i raggi cosmici nella regione di Mendoza. Sembrerebbe un luogo ideale per l'isolamento, ma anche qui la pandemia ha fermato gli esperimenti dei fisici. Impossibile eseguire la manutenzione, il blocco nazionale del personale acceca il grande osservatorio. Lo Snow Lab in Canada, che studia la materia oscura, viene controllato da remoto a turno da scienziati di tutto il mondo e ci si divide il lavoro. Come ai laboratori del Gran Sasso in Italia, anche qui la caccia a neutrini e particelle oscure prosegue perché gran parte del lavoro negli esperimenti internazionali è seguito da lontano. Fermi invece al CERN di Ginevra i lavori di ampliamento dell'LHC, il Large Hadron Collider che ha scoperto il bosone di Higgs, e così anche i cacciatori di onde gravitazionali LIGO in Louisiana e nello stato di Washington e Virgo vicino a Pisa, chiusi dal 27 marzo per salvaguardare la salute del personale. Ora stanno studiando i 56 eventi registrati lo scorso anno, come le fusioni di buchi neri, sempre se computer e internet continueranno a funzionare. Non si fermano invece gli svedesi dell'European Spallation SIRS, che studierà i fasci di neutroni, il rivelatore di onde gravitazionali Kagra in Giappone e in Cina Juno, un rilevatore sotterraneo. Mega impianti in costruzione a cui il lockdown altrui offre un vantaggio. E poi la stazione del Polo Sud Amundsen Scott con il suo rilevatore di neutrini Ice Cube, nell'unico luogo che il virus non ha ancora conquistato. E la pandemia di Covid-19 mette in pericolo il tentativo di spazzare via la poliomielite, la Global Polio Eradication Initiative, che dura da 3 anni, ferma la sua campagna vaccinale in Africa. Andare porta a porta a consegnare le dosi espone comunità e operatori sanitari al rischio di infezione da coronavirus. La polio è una delle tante malattie per le quali le vaccinazioni nazionali di massa sono a rischio. Oltre agli africani, vale per paesi come Afghanistan, Pakistan, ma anche Iraq, Somalia, Yemen, Siria. La decisione, definita dolorosa, di sospendere le vaccinazioni è stata presa ai massimi livelli dell'OMS. E oggi è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, voluta dall'ONU nel 2007. In Italia sarebbero 500.000 le persone che vivono questa condizione di deficit di comunicazione e socialità, individui e famiglie cui il coronavirus ha reso la vita ancora più difficile. Alessia Mari. La scuola era l'unica occasione di socialità e le lezioni online spesso scaraventano in un mondo ignoto e spaventoso. Le terapie individuali e di gruppo, il solo momento di normalità, interromperle vuol dire spesso perdere i traguardi conquistati. La routine, le abitudini sempre uguali, le uscite alla stessa ora, i visi conosciuti, le uniche certezze, tutto spazzato via dall'emergenza coronavirus. Per le persone autistiche il distanziamento sociale è una gabbia che si aggiunge alla loro gabbia personale. L'isolamento forzato, di cui spesso non comprendono i motivi, esaspera i loro deficit di comunicazione e socialità e provoca crisi d'ansia. Le famiglie, senza il sostegno dei centri di terapia, si sobbarcano il peso della gestione quotidiana in solitudine e isolamento. Per associazioni come ANCSA, che riunisce genitori di soggetti autistici, in Italia fino a 500.000 di persone vive questa condizione. L'Osservatorio Nazionale Autismo dell'Istituto Superiore di Sanità conta un bambino ogni 77 in età scolare. Persone per le quali i decreti di queste settimane prevedono deroghe, non solo per visite e terapie indifferibili, anche un breve percorso fuori casa per le persone autistiche ha un valore terapeutico, una resistenza silenziosa in attesa anche loro di tornare alla normalità.
E tra i controllori delle ragioni di eventuali spostamenti, ricordandoci sempre che stare a casa serve a tutti, ci sono forze dell'ordine, c'è l'esercito e a Tunisi c'è anche un robottino instancabile, molto indagatore, Cinzia Diciani. Star chiusi in casa non è facile per nessuno. Per convincere i cittadini, ogni governo adotta strategie diverse. In Tunisia la polizia ha già arrestato più di 700 persone per non aver rispettato il coprifuoco e una settantina per aver infranto i divieti. Per controllare la popolazione ora è sceso in campo un vigilante robot. P-Guard è un prototipo teleguidato prodotto da una startup di Sousse che si proclama orgogliosamente l'unica fabbrica di macchine intelligenti in Africa. Il drone pesa 20 kg ed è equipaggiato con 4 camere infrarossi full HD, una termica a 360 gradi, un GPS e un sistema di telemetria laser che gli permettono di scansare ogni ostacolo e di individuare ogni passante. P-Guard chiede i documenti, controlla il permesso di lavoro e richiama al rispetto delle regole, mentre trasmette i dati alla centrale operativa. Con un'autonomia di 8 ore potrà essere utilizzato anche per recapitare medicine e alimenti nelle zone più a rischio. E noi ci rivediamo domani, ma questa sera alle 9:15 vi do un appuntamento, guardate. Un viaggio nelle regioni per conoscere gli effetti del coronavirus, raccontare le storie di pazienti, medici, infermieri, dell'Italia che reagisce e che resiste. Viaggio nell'Italia.